Benvenuti all'economiaitalia.com, l'economia vista dalla parte del consumatore. Oggi parleremo delle notizie che arrivano dai mercati finanziari e dei titoli più interessanti che ci sono in questi giorni. Allora, diciamo subito che il governo sta avendo vuoi un po' di fortuna, vuoi un po' di congiunture, resta il fatto che comunque sia ci sono dei record da segnalare, tipo quello del FTSE MIB, che è da 17 anni che non era così alto, e quindi i mercati finanziari oggi 3 aprile sono un po' in ribasso, quelli europei, anche perché Wall Street ha avuto dei ribassi insieme ai mercati asiatici. Questa prospettiva cauta è influenzata dall'osservazione della banchiera della Fed di Cleveland, Loretta Mester, e della banchiera della Fed di San Francisco. Entrambi i membri della Federal Open Market Committee hanno sottolineato la necessità di cautela prima di prendere in considerazione qualsiasi taglio dei tassi di interesse. E questo, insomma, ha portato un po' di depressione nel sentiment del mercato, che è sempre stato positivo negli ultimi giorni. Ma d'altronde si prevedeva uno stop di questa crescita che sembrava inarrestabile. Vedremo anche nella giornata di oggi che succede, che cosa accadrà. Notizie importanti per quanto riguarda le azioni in Italia: le azioni del banco BPM, l'agenzia di rating Moody's ha riaffermato il rating sui depositi a lungo termine del banco BPM a BAA1 e ha inoltre confermato il rating a lungo termine emittente ai debito senior non garantito a BAA2 con outlook stabile. L'annuncio è stato fatto nelle prime ore di ieri, sottolineando la fiducia dell'Agenzia della Stabilità Finanziaria della banca. L'agenzia di rating ha citato il modello di business diversificato del banco BPM come motivo principale per il mantenimento dei suoi rating. Ciò riflette il riconoscimento da parte di Moody's dell'approccio strategico della banca alla diversificazione, che svolge un ruolo significativo nella stabilizzazione della performance e delle prospettive finanziarie. Fincantieri ieri ha fatto molto bene, guadagnando più del 4% e segnando il suo 16° rialzo nelle ultime 20 sedute, raggiungendo livelli di prezzo che non si vedevano dal novembre 2021. Fincantieri è anche una nostra osservata speciale, insieme alle altre due grandi industrie italiane di armi, cioè Leonardo e Iveco. Questo rialzo comunque si inserisce in un trend più ampio, in cui i titoli del settore della difesa, tra cui Fincantieri, appunto, nonostante una parte della sua attività sia focalizzata sulla cantieristica civile, sta guadagnando attenzione a causa delle crescenti tensioni geopolitiche mondiali. Negli ultimi 2 anni la società ha visto un aumento del segmento di produzione di navi da guerra dal 20 al 36% delle sue entrate totali. Inoltre, Fincantieri ha recentemente stipulato accordi promettenti e ha sottolineato il controllo del debito con un'area critica su cui concentrarsi durante l'annuncio dei risultati, mostrando un guadagno del 27% dall'inizio del 2024 rispetto all'aumento del 13% del FTSE MIB. Tecnicamente, il titolo Fincantieri ha avuto un trend ribassista dal 2018 al 2020, seguito da una fase laterale della fascia di prezzo compresa da 45 e 67 centesimi di euro negli ultimi 2 anni. Il recente superamento del limite superiore di questo intervallo, in particolare con la chiusura a 0,71 euro, suggerisce l'inizio di una fase rialzista che punta potenzialmente obiettivi ambiziosi
intorno alla soglia di 1,50 euro, rispettando il picco del 2018. Perciò, ragazzi, si tratta di una previsione che quasi raddoppia il prezzo dell'attuale azione di Fincantieri. Questo sviluppo ha portato una strategia long con obiettivi di negoziazione a 85 centesimi di euro, riflettendo un cambiamento del sentiment del mercato e delle prospettive tecniche per il titolo, anche perché insomma, queste azioni di industrie, di armi, sicuramente, anche purtroppo bisogna dire, perché finché la guerra in Ucraina continua, saranno al centro di grossi cambiamenti e di grossa crescita. Un'occhiata infine al mercato, al FTSE MIB in generale, come dicevamo all'inizio. Il primo trimestre 24 è stato molto positivo, con un indice che ha toccato il massimo dagli ultimi 16 anni all'inizio del secondo trimestre. Ciò fa seguito ad un'impressionante performance del primo trimestre, che vanta un aumento dall'inizio dell'anno del 14,5% e un aumento del 5,5% nel solo marzo. Come dicevamo, anche grazie alle cose che ha fatto, oppure anzi che non ha fatto questo governo, tipo non mettere più tasse su già i tassatissimi guadagni di borsa. Il periodo è stato caratterizzato da risultati aziendali complessivamente positivi, con molte aziende che hanno rilasciato piani industriali che hanno mostrato promettenti direzioni future. Tuttavia, aprile si pronuncia come un mese di transizione con un flusso positivo. Le aspettative per i tagli di interessi del 2024 sono state notevolmente ridimensionate, anche se si prevede i primi tagli da parte della BCE e della Fed tra giugno e luglio. Il calo dell'inflazione sta diventando evidente, anche se più graduale del previsto, e i prossimi dati di aprile sull'indice dei prezzi al consumo e sul mercato del lavoro influenzeranno probabilmente le future decisioni delle banche centrali. Per il momento vi ringraziamo, vi ricordiamo di lasciare un like al video e di iscrivervi per nuovi video. Arrivederci.